La situazione dei pensionati si innesta in una situazione generale piuttosto preoccupante ed è più preoccupante perché indubbiamente le pensioni, c'è un sacco di pensionati che hanno pensione al minimo, pensione basse e non riescono più a sopportare assolutamente le loro condizioni. Il recesso che c'è attualmente, la mancanza di una, diciamo così, di una possibilità di avere un reddito che possa far sostenere le loro condizioni di vita pesa enormemente. Fra l'altro molti pensionati, diciamo la maggior parte, ha esaurito i fondi, i piccoli fondi che aveva in banca per aiutare le famiglie che si trovano, i figli, i nipoti eccetera, in condizioni piuttosto disastrose in quanto hanno perso magari il posto di lavoro eccetera, quindi hanno bisogno di un sostegno al di là della cassa integrazione e conseguentemente ora si trovano loro stessi ad essere, diciamo così, in balia di una sovvenzione, di un qualche cosa che gli possa arrivare a fine mese. Stiamo sollecitando su fatti che sono ben noti al governo. Va bene, un intervento per una rivalutazione delle pensioni, quindi per una, con interventi di carattere generale sulla fiscalità in modo da diminuire quella che è la tassazione e quindi dare un potere d'acquisto alle pensioni maggiore per poter anche in questo modo incrementare quello che sono, diciamo così, le condizioni di spesa che ci possono essere. Quindi da parte del governo chiediamo tutti quegli interventi necessari, dalla lotta all'evasione, da una diminuzione delle tasse eccetera, per permettere appunto di risollevare un attimino quelle che sono le condizioni di vita di queste persone.